Sindaco, con questa firma lo salveremo il nostro fiume? Io credo di sì, nel senso che noi cominciamo a fare un percorso concreto, perché basta le parole se ne sono fatte troppe, e adesso insieme alla Regione facciamo un discorso dove ci sono risorse importanti per fare in modo che gli interventi siano veri, reali, come abbiamo già cominciato con l'eliminazione dei tronchi sul fiume, abbiamo fatto un bel intervento di bonifica e oggi il fiume è navigabile per tutti e 7 chilometri. Più che una semplice firma per ridare dignità al fiume Pescara, stamani in comune la sottoscrizione dell'atto di impegno del contratto di fiume Pescara tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara capofila, Provincia di Pescara e le amministrazioni di altri centri che si affacciano sul corso d'acqua di Popoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Tocco da Casauria, Torre de Passeri, Castiglione a Casauria, Torri Valignani, Scafa, Lanno Bolognano, Piano d'Orta, Manopello, Rosciano, Chieti, Ciapagatti, San Giovanni Teatino e Spoltore. Il primo programma da 100 milioni di euro ha introdotto e introduce azioni prioritarie per la tutela e la valorizzazione del fiume Pescara, come ribadisce il sindaco Carlo Masci. Questo sia il primo passo importantissimo per cominciare veramente ad accendere un faro sul fiume e a fare interventi concreti per la sua riqualificazione. Perché oggi noi firmiamo il protocollo con la Regione, il Comune di Pescara è capofila di un gruppo di comuni che si affacciano sul fiume, tutti hanno lo stesso interesse a migliorare le condizioni del fiume, sia in senso ambientale sia in senso di vivibilità. 100 milioni di euro ci sono in ballo con il PNRR e con investimenti europei. La Regione ogni anno ci darà i fondi per intervenire con un progetto complessivo che migliorerà la qualità della vita dei cittadini di tutta l'asta fluviale e in particolare di Pescara, perché noi abbiamo 7 chilometri di fiume. Più che gli uomini, forse il fiume che ci mette la firma se il Pescara tornerà agli antichi splendori. L'assessore regionale è imprudente. Questa è un'innovazione vera, siamo i primi in Italia che andremo a finanziare quello che sarà non un singolo intervento, ma proprio la linea di azione complessiva dei contratti di fiume. Abbiamo inserito le risorse nella nuova programmazione comunitaria. Cosa significa contratto di fiume? Significa qualità delle acque, capacità di fare investimenti, di linee strategiche, di farci quello che è, diciamo così, la valorizzazione vera del fiume Pescara, che fino ad oggi non c'è stata.